CrossFit è prima di tutto un test quotidiano, diciamo che non soltanto a livello di fitness, di allenamento, ma proprio di vita. Vedo un sacco di persone, sto a contatto con la gente, mi dà l'opportunità di mettere in pratica le cose per cui ho lavorato tanto negli ultimi anni e mi sta dando tante soddisfazioni. È uno sport veramente bellissimo che mi ha appassionato quasi come nessun altro sport prima d'ora, forse il rugby è ancora uno step sopra il CrossFit, però è veramente, è la mia vita in questo momento. Ho provato CrossFit per la prima volta nel 2012 a Milano e c'era un tour della Reebok in Porta Venezia, mi sembra Parco Indro Montanelli si chiami, qualcosa del genere. Ci hanno fatto fare un workout sotto l'acqua, thruster e bar facing burpees col bilanciere vuoto, e eravamo io e il preparatore atletico della squadra di rugby per cui giocavo, e sulla ghiaia correvamo thruster, bilanciere vuoto, burpees, una fatica immensa, è stato proprio amore a prima vista. Da lì poi, dalle mie parti, non c'era nessuno che lo praticava, se non qualche corso in qualche palestra, ma veramente agli albori. È nato una palestra di CrossFit e da lì ho iniziato a praticare con loro ed è stato veramente amore a prima vista. Io mi sono trasferito alla Spezia, sono andato avanti ad allenarmi là in una palestra seguendo un programma di CrossFit e quando poi sono ritornato qui è nato l'idea di CrossFit Verbania e di tutto il resto. Dal punto di vista dell'allenamento, probabilmente la parte più complicata per me è proprio la gestione vera e propria dei tempi di allenamento. Dovendo mandare avanti il box, facendo le classi e mille altri impegni, trovare il giusto tempo da dedicare all'allenamento credo sia la cosa più complicata. Il tempo da dedicare alla programmazione vera e propria, ma poi il tempo da dedicare anche a tutto il resto, delle piccole cose da fare, soprattutto che sono necessarie per mantenere il corpo a un determinato livello, come lo stretching, la mobility e tutti gli accessori che la maggior parte delle volte non faccio in tempo a fare, taglio, salto e quindi sono sempre molto acciaccato. La cosa che invece mi viene forse più semplice da fare è gli allenamenti con i pesi, perché fondamentalmente mi piacciono un sacco e rispetto magari all'endurance vero e proprio, al conditioning, quando c'è 5x5 di snatch lo preferisco sicuramente. L'idea di poter fare del mio lavoro, del mio hobby, della mia passione, un lavoro è penso un sogno nel cassetto di qualunque persona ed esserci riuscito mi dà tanta soddisfazione. Fondamentalmente ho mangiato pane e sport da sempre, nel senso che arrivo da una famiglia in cui si fa tanta attività, mio papà è sempre stato uno sportivo e da bambino ho giocato a calcio, a basket, a pallavolo, poi ho, come tutti i bambini, optato per il calcio, fino a quando per un problema di crescita ho dovuto smettere perché mi facevano male le ginocchia e ho iniziato a nuotare. Dal nuoto poi troppo monotono, mi piacciono un po' di più le botte, quindi sono passato alla pallanuoto e dopo la pallanuoto mi piacevano ancora di più le botte e sono passato direttamente al rugby. Che è stato fondamentalmente l'ultimo sport di squadra che ho giocato in modo semiserio prima poi di arrivare al CrossFit. Ci sono tanti parallelismi tra rugby e CrossFit perché comunque sono due sport di sacrificio. Sono due sport in cui il dolore, la fatica fisica è condivisa nel rugby con la tua squadra, nel CrossFit o con i tuoi compagni di allenamento o comunque con i tuoi avversari. E facendo un parallelismo un po' azzardato, forse l'area warm-up è la cosa che si avvicina un po' di più al terzo tempo, dove si è tutti lì, che ci si prepara per il workout, non, almeno a mio parere non ci sono tensioni, si scherza, ci si diverte, si fa tanto casino e ricorda molto, diciamo, togliendoci la parentesi alcolica del terzo tempo del rugby, ricorda molto questa cosa.
Le competizioni le ho approcciate praticamente da subito, perché la prima gara l'ho fatta dopo 3 settimane, 4 settimane che facevo CrossFit, sì, ed era una gara organizzata ai tempi di... era organizzata forse per la prima o la seconda volta, che è l'attuale Lago Maggiore Team Competition. Ai tempi è nata come una gara individuale e io facevo la categoria proprio new entry, mi ero fatto prestare una corda perché non sapevo fare i single under e sì, non avevo mai fatto i toast to bar perché non ci allenavamo ancora al box, e quindi mi sono appeso stile provolone pendolando su questa sbarra e cercavo di toccare con i piedi verso l'alto. Il passo successivo è stato fare una programmazione o comunque allenarsi, arrivare ad avere una base solida di weightlifting, ginnastica, eccetera, eccetera. E la gara successiva era stato un throwdown, mi sembra, nel 2015 a Zagabria, in cui ho preso un sacco di schiaffi, però ho capito che su alcune cose avevo una potenzialità, perché già ai tempi si parlava di un 110-120 di squat clean, avevo fatto in un ladder e c'erano questi due ragazzi greci con cui ogni tanto mi sento ancora, e uno dei due aveva fatto tipo 150, che per me era un peso, ai tempi era un peso incredibile, formidabile. E da lì poi c'è stato Fall Series 2015, dove ero andato veramente bene, mi ero divertito un sacco, e il Brixia e mano a mano altre gare che mi hanno un po' formato come atleta. L'anno peggiore è stato il 2016, nel senso peggiore dal punto di vista di frequenza gare, perché ho fatto 12 gare in 10 mesi e ho imparato il fatto che non si possono fare tutte le gare, perché io mi iscrivevo a qualsiasi gara, avevo una voglia di competere pazzesca, il fuoco dentro, però mi sono trovato praticamente bollito a fine stagione, quando poi invece sono arrivati gli Open e c'era il momento di essere forse un pochino più freschi. E gli Open 2017 infatti non erano andati un granché anche per questo motivo, ma in linea di massima mi piace gareggiare tanto, lo faccio perché fondamentalmente ci si fa un mazzo tanto da lunedì al sabato allenarsi, e le gare servono per sfogarsi, per divertirsi, per mettere in pratica le cose. Sono competitivo, ma non esageratamente, nel senso non ho quella rabbia o quell'ansia da competizione. E diciamo che il momento forse che mi ha cambiato di più è quando, parlando con Antonio Gardelli, il mio allenatore, lui mi fa: Andre, devi pensare che quando vai a fare le gare ci vai just for fun, vaici per divertirti, cerca di essere tranquillo e leggero, e questa cosa mi ha veramente portato ad avere dei risultati superiori a quanto invece riuscivo a fare prima, quando mi facevo un po' morsicare dall'ansia, dalla paura di sbagliare. Il box è diventato la parte principale della mia vita e sicuramente ho progetto di mandarlo avanti, farlo crescere come community, la gente viene, si diverte, mi piace tantissimo allenare le persone. E spero di progredire ancora come atleta, magari nel CrossFit, magari in qualche sport differente, non so, però penso di avere ancora tanto da raggiungere, cioè proprio avere tanto margine sui miei limiti da poter rosicchiare per diventare più completo, più forte, puntare a fare qualche risultato in più o anche soltanto a prendermi qualche soddisfazione personale su alcune cose che mi piacerebbe raggiungere. Diciamo che, come tutte le cose nuove, spesso e volentieri c'è tanto scetticismo, tanti attacchi o magari tante persone che vedono il male nel CrossFit perché è qualcosa che non si conosce. E ho letto un'intervista bellissima che dicevano che il CrossFit è come una Ferrari, cioè uno strumento potentissimo e in base a chi lo guida può avere dei risultati pazzeschi o meno, e soprattutto deve essere utilizzato nel modo corretto. Cioè, se io devo andare a comprare il pane non posso uscire con la Ferrari, se invece voglio girare in pista devo uscire con la Ferrari. Questa cosa per dire che a chi arriva e ti dice io voglio fare CrossFit però non voglio alzare i pesi perché ho paura di diventare grossa, ci sono delle signore che salenano qua da 2-3 anni, che salenano facendo CrossFit da 2-3 anni, che comunque fanno cose col bilanciere tutti i giorni e non sono diventate
Hulk, perché comunque non è nel loro interesse, basta avere un po' di intelligenza. Ci sono delle persone che invece hanno interesse nel diventare grossi, perché poi mi arriva qualcuno e mi dice: ah, ma io voglio diventare grosso, non è che se faccio CrossFit faccio troppa poca palestra, fondamentalmente vecchio stile, perdo massa. Io lo guardo e gli dico: senti, ti sembro piccolo, perché generalmente uso questa come motivazione. Infatti mi fanno: no, infatti non sei piccolo, io faccio solo CrossFit, quindi penso che ti basti fare CrossFit per diventare grosso. Però non c'è un pacchetto standard di risposte. Secondo me dipende molto capire per quale motivo l'altra persona si schiera subito così prevenuta, e con intelligenza, nel momento che c'è dell'intelligenza anche dall'altra parte, poi se non c'è l'intelligenza dall'altra parte non ci si può fare niente, con intelligenza cercare di spiegare un po' che se fai gli squat non ti si spezzano le ginocchia in due, se usi i pesi non diventi magicamente Hulk, e comunque il CrossFit è fatto per tutti. Come organizzo la mia giornata? Principalmente dipende dall'organizzazione delle classi qua in palestra. Se è una giornata come il lunedì in cui non ho nessun collaboratore fino alla sera tardi, ma ho comunque delle pause molto lunghe tra la classe del mattino e quella del pranzo e quella della sera, tendo a svegliarmi, far colazione, fare una classe, allenarmi dalle 10 a mezzogiorno, se riesco pranzo prima della classe del pranzo, in modo che poi non devo aspettare le 5 per mettermi ad allenarmi, mi rialleno il pomeriggio, quindi faccio doppia sessione e poi faccio tutte le classi tirate dalle 5 fino alle 9, quindi altre 4 classi. Il lunedì, il mercoledì e generalmente il venerdì, spesso il venerdì funziona in questo modo. Il martedì e il giovedì invece c'è qua mia sorella che è la mia principale collaboratrice, ci si smezza le classi, quindi magari faccio io quella del mattino, fa lei quella del pranzo, quindi posso organizzarmi anche con l'allenamento in modo diverso. E finisco spesso ad allenarmi la sera alle 9 dopo l'ultima classe, quello sì, e cena tardi, magari una serie TV veloce, poi a nanna che il giorno dopo è copia e incolla. Saluto la mia mamma, saluto la mia famiglia, perché sono lo sponsor principale, non tanto magari a livello economico, anche dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista di forza e di volontà. Loro mi stanno dietro tantissimo e mi hanno dato un supporto incredibile, che non dico era inaspettato, però hanno capito che questo mio desiderio di creare CrossFit Verbania, di mandare avanti questa cosa, non era un voler perdere tempo, un buttarmi su una cosa poco importante, ma che era veramente voler creare una professione dalla mia passione. E saluto tutti i ragazzi del team 1RM, i miei cinghialoni preferiti, che sono la seconda famiglia acquisita, e poi i vichinghi qua di CrossFit Verbania, che ormai sono la mia vita davvero, la mia famiglia principale, che non potrei stare senza.